In un villaggio delle Fiandre viveva Nero, un ragazzo di 12 anni. Era già passato un mese dalla morte del nonno, l'unico rimasto della sua famiglia. Così il giovane viveva solo. Aveva come amico un vecchio cane molto conosciuto in quella zona, che si chiamava Patrasso. Aspetta un momento qui, Patrasso. La chiesa di Antoine era adornata da alcuni quadri di un famosissimo pittore, Rubens, a cui aveva dato i natali questo villaggio. Per entrare ad ammirare quei dipinti, Nero doveva pagare tanto quanto gli sarebbe bastato per vivere 2 o 3 mesi. Il lavoro di Nero era di portare il latte dal villaggio alla città. Tutto il giorno faceva questo, per poi comprare solo 3 tozzi di pane secco. Era l'unico guadagno dopo la morte del nonno. Dormi ora, Patrasso. Domani dovremo svegliarci molto presto. Ad Antoine, città di Rubens, molto presto ci sarà una mostra di pittura solo per ragazzi. E qualcuno conquisterà un premio in denaro di 200 franchi che gli permetterà di diventare in futuro un vero pittore. Nero manderà anche lui il suo quadro alla mostra. Il ragazzo sta lavorando con molta volontà, sperando di vincere. Nero, è pronto il tuo quadro per partecipare alla mostra? Sì, adesso andrò ad esporlo. Spero tanto di vincere. Il giorno di Natale ci sarà il verdetto? Sì. Senza dubbio il tuo quadro avrà successo. Molte grazie, Aroa. Da quando tuo nonno è morto è la prima volta che ci incontriamo. Come stai? Scusami, è da molto che voglio vederti, ma mio padre... Nero e Aroa si volevano molto bene, ma non potevano mai stare insieme. Il padre di Aroa, Cosezzi, il più ricco e potente uomo del villaggio, non permetteva che sua figlia frequentasse un ragazzo povero come Nero. Cosezzi diceva sempre la povertà è umiltà di cuore e disprezzava le persone che non avevano denaro. Quando sarò grande diventerò senza dubbio un pittore importante e allora potrò sposare Aroa. Durante una notte di quel tristissimo inverno, infuriava una terribile tempesta. Il bambino e il suo cane avevano finito proprio tutto. Non avevano più niente da mangiare e aspettavano che la tormenta passasse. Finalmente, la mattina del 5° giorno, la tempesta si placò. Entrambi erano stremati per il gran freddo e la fame, ma si alzarono subito di scatto. Certo, oggi è Natale, è il giorno della mostra. Buongiorno, padrone. Mi scusi, padrone. Aspetti ancora un po'. Pagherò senz'altro l'affitto. Però io sto aspettando da un mese, capisci? Non ne posso più. A dir la verità, Nero, ho deciso da domani di affittare la casa a qualche altra persona. Oh. Hai capito benissimo. Entro oggi devi lasciare la mia casa. Oh, no, padrone, aspetti! Via! Ah! Grazie, va tutto bene, Patrasso. Il mio quadro sicuramente otterrà successo. Sì, senz'altro. Non perdiamoci di coraggio. Su, andiamo in città. Vedrai che si aggiusterà tutto. Va bene, Patrasso, aspetta qui. Ritorno subito. Speriamo di ottenere la vittoria. Dirò una preghiera finché il mio quadro venga premiato.
Ti prego, fa che io vinca. Ma sfortunatamente non ha vinto il quadro di nero. Come farà il ragazzo per il futuro? Ora non ci sarà più né un pezzo di pane, né un letto sul quale riposare. Non avrà più nulla. Patrasso ha trovato qualcosa. Una borsa con tanto denaro, 200 franchi. Sulla busta c'è scritto il nome del padre di Aroa, Cosenzi. Tutto questo apparteneva a Cosenzi. Ah, se almeno Nero potesse disporre di qualche franco. Patrasso, devi portare questo denaro al signor Cosenzi. Va bene, io non mi muovo di qui, aspetterò il tuo ritorno. Ora vai, presto. Addio, Patrasso, io non ho fatto nulla per te. Addio, dolce Patrasso, fatti fare tante carezze da Roa e ricordati sempre di me. Addio! Nero pensava, se Patrasso porterà quel denaro al signor Cosenzi, egli non lo caccerà via. E poi ci sarà anche a Roa. Patrasso, perdonami, amico mio, perdonami! Nello stesso tempo, Cosenzi si disperava terribilmente per la perdita di quella borsa. Sono fallito. Se non ritrovo quel denaro, sono rovinato per sempre. Oh. Oh. Papà, Patrasso ha riportato i tuoi soldi. Nero li ha ritrovati e ha mandato il suo cane da noi. Sei contento, papà? Il povero Nero, che era stato tanto disprezzato da Cosenzi, lo aveva aiutato. Negli occhi del padre di Aroa ora brillava una luce di pentimento. Adesso forse il povero ragazzo avrà fame. Non ha preso neppure un franco del mio denaro. Perdonami, caro figliuolo. Prendi questa zuppa calda. Su, mangia, Patrasso. Neppure il fuoco del camino e la calda zuppa avevano potuto fermare il generoso cane. Egli, con un ultimo sforzo, correva verso il suo padrone. Per Patrasso, Nero era molto più importante di tutte le gioie di questo mondo. Sapeva dove Nero era andato e correva verso il suo amico. Con disperazione il povero cane attraversava i campi ricoperti di neve, mentre la tormenta infuriava sui loro fragili corpi. Ti prego di perdonarmi, ma io non so proprio dove dormire questa notte. Fammi riposare davanti al tuo quadro. Domani forse partirò per un lungo viaggio. Dovrò studiare molto di più per poter dipingere meglio. Fa caldo qui come fosse primavera. Ti prego, ho tanto bisogno di riposare. Ho tanto bisogno di riposare. In quell'istante avvenne qualcosa di miracoloso. Nella chiesa soffiava un leggero venticello. Quando Nero perse i sensi, finalmente riuscì a vedere il famoso quadro di Rubens, quello che aveva sempre sognato. Senza accorgersene, Nero morì, quasi sorridendo, felice di aver visto il quadro. Forse sognava di correre per i prati in fiore in una giornata di primavera. Anche Patrasso morì, dopo aver riscaldato Nero con tutto il calore del suo corpo. Che magnifico quadro! Chi ne sarà l'autore? Era un ragazzo.
Si chiamava Nero delle Fiandre. Si dice che abbia sofferto molto, povero piccolo.